Oggi mi faccio un giro con metà detector. Gli ho fatto un regalo al mio metal detector, al mio Garrett. Gli ho messo questo nastro mimetico coesivo che non è incollato, è semplicemente arrotolato, si attacca su se stesso, ma resta carino, dai. Sì, è proprio una cosa solo estetica, non costa niente da fare. Bene, allora, cosa facciamo qui? Ho il metal, c'è un bilanciamento dove non suona, forse qui, ok, 53 di ground. Sul metal mettiamo il suono del ferro al massimo. Bene, possiamo andare già. Sensibilità al massimo, proviamo al massimo, dai. Vediamo un po'. Qui c'è già qualcosa, però però va su un 34 e vediamo cos'è. È in superficie, subito qua in superficie. Potrebbe essere porcheria, allora forse uno strappo di lattina, qualcosa del genere. Vediamo. Dice 5 centimetri qui sotto più o meno. Centimetri, vediamo cos'è. Qui questo cos'è? Ah, un pezzo di ferro smaltato, tipo. Ma infatti mi dava un 60, poi andava su 35. Ebbene. Quindi ho scavato perché andava su 65, però poi andava giù a 35, giù di lì, e avrei dovuto lasciarlo stare in effetti perché è arrugginito, come vediamo. È un pezzetto arrugginito, via. Boh, primo target da dimenticare. Allora, mi devo sempre ricordare che questo metal adesso con questa piastra devo scavare tutto ciò che è sopra i 60 più o meno. Vediamo un po'. Questo è ferro, vero? Ferro, questo suono basso, grum grum grum, è ferro, eh? Cerchiamo suoni puliti, suoni puliti alti. Questi suoni bassi, gru gru gru, non ci interessano.
No. Ora non so se intanto vediamo questo è alto 86, 88, 89, profondo 97, vediamo cos'è. Dice qui, no, 15 forse, 15-20 centimetri, vediamo. Basta già così forse. Vediamo un po' cos'è. Un po' altino, non so se sarà alluminio, vediamo. Questa scatoletta qua, forse rame. Scatoletta di qualcosa. Forse è un coperchio, non so. Bah, sembra alluminio però. Sì, dai, alluminio. Ma particolare, particolare. Però alluminio, dai. Sì, alluminio. Chiudiamo qua. Salutato contadino. Allora, vi dico una cosa. Allora, per chi fa metal detecting, prima di tutto dico questa cosa a chi fa metal detector. Sappiate che voi potete andare tranquillamente a scavare su un campo privato, però ti devo spiegare come poterlo fare. Perché la legge parla abbastanza chiaro? No, ma la legge parla chiarissimo. Tanto, intanto andiamo avanti, così ve lo dico. La legge parla chiaro. Se il proprietario del fondo vuole reclamare, cioè vuole delimitare la sua proprietà, lo deve fare a sue spese. Quindi deve fare o un fossato. Ecco, se c'è un fossato, ti dico già che se scavalchi un fossato, quelli i fossati anche delle roggette, se lo scavalchi sei già in torto, ecco. Quindi ti dico di non ti dico assolutamente di non entrare in un campo a fare metal detecting se c'è un fossato che delimita il campo, hai capito? Quindi ecco, se c'è un fossato non puoi entrare. Se c'è delle barriere, insomma, architettoniche, se ci sono delle staccionate, se ci sono dei cartelli con scritto proprietà privata, non bisogna entrare. Ma se il terreno, per farti capire, adesso qui non riesco a farti capire, ma se il terreno è allo stesso livello stradale, senza che in mezzo ci sia un fossato, cioè proprio sono collegati così, strada e terreno sono allo stesso livello così, tu puoi tranquillamente scavare, sempre nel rispetto del terreno, quindi scavi,
fai il tuo hobby, il metal detector, poi richiudi bene, richiudi benissimo. Perché questo? Perché se ti vede un contadino che scavi nel terreno del vicino e lasci le buche, cosa succede secondo te? Dimmi, cosa succede? Fai male a tutto il nostro hobby, perché? Perché poi questo contadino si ferma al bar e inizia a chiacchierare con gli amici. Ho visto quello lì, scavava, ha fatto due o tre buchi, ha lasciato tutto aperto. Ma chi è quello? Che rispetto ha? Capito? Quindi invece se il contadino vede che scavi, pratichi il tuo hobby, però poi con i piedi richiudi bene le buche, questo qua non ti dice niente, anzi, dice: ah, sì, dai, trovo qualche monetina. Magari ti invita lui, come è successo tante volte a me, di andare nel suo terreno. Ah, vieni qua, tanto è mio, fai quello che vuoi. Capito? Quindi ricordatelo, io te lo dico a te, che sei un. Lo dico a te che sei un detectorista, magari inesperto alle prime armi. Sappi che, se ti comporti bene, fai del bene non solo alla tua zona, così puoi tornare tranquillamente a testa alta, ma fai del bene anche a tutti noi, a tutta la community che fa metal detecting, ok? Perché questo è il messaggio più bello che ti posso dire, ecco. Quindi, poi ti ripeto, mi capita tante volte che arriva il contadino che sono sul suo campo e non mi dice niente. Assolutamente, però ecco, sempre stando con quella regola che ti ho detto: se la strada e il campo sono affiancati senza alcun tipo di barriera architettonica di fossato, bene. Mi è capitato invece che uno è arrivato una volta, però non cercavo col metal detector, ero in una roggetta. Ero in una roggetta a cercare oro e avevo parcheggiato l'auto appena appena in questo campo, sempre affiancato sulla strada, così con le sole, neanche tutte e quattro ruote, solo due ruote. E è venuto un po' così arrogante, un po' già come si dice, col coltello fra i denti, no? E l'ho visto subito da lontano che aveva intenzione di, insomma, così, di fare polemica. In quel caso, ho dovuto spiegargli questa cosa anche a lui. Gli ho detto: guardi, io capisco che questo è il suo terreno, gli ho detto, però la legge parla chiaro. Gli ho detto: io la legge la conosco, e quindi lei, se vuole delimitare la sua proprietà, deve tirare fuori dei soldini, deve fare delle infrastrutture, deve mettere una staccionata, deve mettere i cartelli, insomma, deve spendere. Se no, lei deve accettare che io non so di chi è il prato, secondo me potrebbe essere anche del demanio pubblico, scavare, e quindi posso scavare senza arrecare danni e ripristinare, e poi me ne vado senza che nessuno noti che come si dice, ho creato, ecco, un problema al terreno, insomma, ecco. Quindi comunque andiamo a vedere questo qui, che è talmente alto che sembra anche questo alluminio, perché così alto, o è alluminio o argento, però vediamo insieme cos'è. Quindi ecco, tornando al discorso, cioè non fare le buche e poi te ne vai perché tanto non ti ha visto nessuno e te ne vai e lascia aperto. No, stai facendo male al nostro hobby e anche alla tua zona, perché poi non torni tranquillamente in quelle zone, perché poi i contadini, giustamente, poi al bar, come ti dicevo, si scambiano due parole e ti dico: ma c'è uno lì che è peggio dei cinghiali, passa, fa casini, blah, blah, blah. E quindi cosa succede? Poi succede che dove vai vai tutti ti guardano male. Invece se pratichi il tuo hobby, cerchi la tua monetina, la tua cosuccia, poi chiudi tutto bene, ripristini, capito? La gente dice: ah, però guarda, è bravo, mette a posto. Quindi nessuno ti dirà mai niente, ecco. Poi, a parte qualche piccola eccezione, come ti dicevo prima, che questo qui è venuto così un po' alterato. Sì, va bene, poi io gli ho abbassato subito la cresta,
perché sì, era, in effetti era proprietà di tanti terreni lì intorno, però quando mi ha visto preparato sull'argomento è stato zitto e poi ha detto eh sì, no, sai, perché poi cosa mi diceva? No, ma perché non mi ricordo bene cosa mi stava dicendo in quel momento. Comunque ha abbassato subito, ha capito che ero preparato su questa norma, su questa legge, no? Che lui è obbligato a delimitare la sua proprietà. E poi piano piano ha acceso la macchina 448 e se n'è andato. E io ho fatto ancora il mio cosino un attimo, poi me ne sono andato anch'io perché ok, vabbè, mi aveva comunque un po' disturbato la giornata, ecco, anche se come dicevo avevo soltanto la macchina parcheggiata su un suo pezzo, no? Però mi aveva disturbato, ho detto ah sì, dai. Ebbene, no, quanto è giusta roba? Speriamo non sia porcheria così giù. Guarda te dove cacchio mi sto facendo scavare questa piastrina, una piastra piccolissima, 11x5, non so. E qua. Ah, vabbè, più in qua allora. E più in qua su sta parete allora. Ce la facciamo a trovarla. Cos'è? Ah, questo. E questo cos'è? Questa è porcheria. Ah già. Oh, guarda te. Cosa mi ha trovato? La bomboletta. Bene. Bomboletta di... non so se è alluminio, che roba è. Qualcosa di... oh. Traspirante, non so cosa sia, comunque portiamo via, ce la mettiamo nel borsello e ce la portiamo via, chiudiamo bene le buche. Ebbene, se no trovo solo, ho già due scavi di porcheria, però a sto punto mettiamoci in discriminazione, che tanto comunque metal detector in Garrett è buono, mettiamo discriminazione 40, però chiudiamo il ferro, lo ammutoliamo anche, così siamo un po' più tranquilli, ecco. E allora, cosa sei tu? Cosa sei? 56, 72, 60. Allora, proviamo a spostarci 90 gradi, vediamo un po'. Andiamo a vedere, dai. Sembra un lamierino di qualcosa. Lamierino di ferro sembra, non di qualcosa. Lamierino di ferro, vediamo. Poi magari salta fuori la monetozza di Vittorio in rame, che magari suonava strana, però è difficile, ma andiamo a vedere, dai. Qua. Oh, guarda che cos'è. Beh, questo è sempre bello trovarle. Questa qui è una palla di moschetto ad avancarica. Hai presente? Avancarica, questa si metteva dentro così da davanti alla canna, poi si caricava di polvere da sparo il moschetto e partivano queste palle di piombo. Guarda che bella.
queste sono cose del fine 1700-1800, quindi ha fatto la storia. Ecco, se io la tengo in mano posso immaginarmi che questa qui l'ha tenuta in mano probabilmente qualcuno anche di qualche esercito, qui siamo in Piemonte, quindi l'esercito di Napoleone è stato in queste zone a fare sanguinose battaglie. Bene, guarda che bello, quando fai il cono giusto, guardalo qua, chiudi e la vai via. Ebbene.